una giornata solenne sia per la nostra parrocchia, la nostra comunità, il Duomo, il Santuario, ma anche per l'amministrazione comunale che ha sciolto il voto che nel 1630 tutti i capifamiglia di Berceto davanti al Duomo sottoscrivevano con il notaio per essere preservati dalla peste, la peste manzoniana del 1630. Ieri a questa cerimonia molto sentita e anche molto lontana negli anni si è aggiunta l'apertura della Porta Santa nel Nuovo di Berceto. Quindi dopo il Duomo di Parma, il Santuario di Fontanellato, adesso è aperta anche la Porta Santa per il Giubileo nel Duomo di Berceto. C'era la presenza del Vescovo insieme a tanti pellegrini che hanno percorso la via Francigena da Fornovo a Berceto e tra questi anche il prefetto. C'è stata veramente tanta gente nel momento dell'apertura della Porta Santa e anche per ascoltare la messa solenne e la lettura del Rogito. È sembrato di ritornare indietro di tanti anni, quando era molto più forte la vocazione per la Madonna delle Grazie. Credo che ieri Berceto abbia fatto bella figura, perché è stato veramente apprezzato da tutti l'ordine, i fiori che sono in tutto il paese, la pulizia, e tanta gente ha visto Berceto per la prima volta e ne è rimasta entusiasta. Sono cose che mi fanno piacere, perché si legano poi anche alle nostre tradizioni e anche alla nostra fede e al nostro rispetto nei confronti della Madonna delle Grazie, la nostra devozione. Ecco, il voto parla della peste manzoniana, ora non ha più senso parlare di peste manzoniana, per quale motivo allora si rinnova questo voto? Contro quale peste, Sindaco? Ma adesso poi ci sono le letture in termini religiosi che le ha fatte il Vescovo ieri, che ha definito la nuova peste quella dell'individualismo, della persona che vuole agire da sola. Poi ci possono essere delle letture civiche e anch'io propendo sul fatto che se ci sente meno comunità, se ci aiuta meno tra di noi. Però va tenuto presente che è un vero e proprio voto fatto anche per le generazioni future dei nostri avi, e lo hanno fatto con il notaio. Quindi è una cosa che lega il comune di Berceto, tutti i capifamiglia di Berceto, a questo voto che va sciolto attraverso la messa solenne e attraverso le processioni per il paese. Quindi ancora ieri, dopo tanti anni che viene celebrata, in pratica dal 1630, si è ripetuta la processione come la facevano i nostri avi, tra l'altro ieri mattina con molta gente.